Le strabilianti avventure di Capitan Trinchetto. Ma se che penso, mi ripeto ma... sì, se ci penso io rivedo il mare. E mi ricordo di quella volta che ero imbarcato sul capitone marinato. Ve l'ho mai raccontato? Beh, eravamo lì che andavamo bordesando, quando ti cala un nebbione da tagliare col coltello. E il capitone marinato, crackete, ti finisce sugli scogli. Allora mi dico, e se la nave, e sottolineo se, all'improvviso affondasse? E qui bisogna andare a chiedere aiuto. Detto fatto, ricordandomi il sistema del barone di Münchhausen, chiamo il Nostromo e tacchete, mi faccio sparare a riva su una palla del cannone di bordo. Ma va là, Trinchetto! Ce n'era una palla di cannone? Uno scheggio, una pietra! Va là, Trinchetto! Vabbè, per fare prima invece del cannone, il nostro uomo aveva usato il pedatone. Chiaro? Limpido! Recoaro! E rovolato così in alto che a un certo momento ti incontro una Gemini 8 che scambiandomi per una capsula voleva fare il rendezvous nello spazio con me. Una Gemini 8? Vabbè, facciamo una Gemini 4. Una Gemini 2. Uno. Vabbè, era un gabbiano col trigemino che non mi aveva dato la precedenza. Comunque prendo terra e dove mi trovo? Sulla luna. Luna. Facciamo una mezza luna. Un quarto di luna. Vabbè, ero finito su un campanile che segnava mezzogiorno e tre quarti, e perciò era quasi luna. Chiaro? Beh, basta, perché con voi non si può raccontare niente. Forse di parlare mi è venuta una sete che mi berrei. Attento, Trinchetto. No, caro, questa volta non mi sbaglio. Mi berrei una bottiglia di acqua allora, Recoaro. Chiaro? Limpido. Recoaro. Leggera, leggerissima. Acqua allora Recoaro. Così leggera che non si sente perché è oligo minerale. Con etichetta azzurra dal giusto frizzante e con etichetta rossa non gasata indicata per l'allattamento del bambino. Acqua allora Recoaro. Così leggera che non si sente. Chiaro? Limpido. Recoaro.